Ciao a tutti, facevo un accenno all'ultimo video al fatto di come secondo me non sempre tutto quello che è conveniente è necessariamente positivo per noi. Allora volevo un po' espandere questo argomento con qualche esempio. Diciamo che io vedo che ci sono tante cose che diventano col tempo più facili, migliori senza dubbio, e però io in questo, vedendo questa evoluzione delle cose che ci stanno attorno, ho il timore che ci sia una involuzione dell'essere umano. Mi spiego, per esempio, io vedo adesso le istruzioni dei Lego dei miei bambini, sono molto ma molto più semplici delle istruzioni che c'erano quando io ero bambino, perché ad ogni pagina, ad ogni passaggio, le istruzioni, i Lego quando li costruivo io, sulle istruzioni c'erano da mettere anche una decina di pezzi, c'erano molte, bisognava stare attenti a confrontare una pagina con la successiva, trovare tutte le cose che sono cambiate e mettere tutti questi pezzettini. Adesso nelle istruzioni che ci sono c'è in genere uno o due pezzi da mettere per passaggio. Questi due pezzi sono chiaramente disegnati in un angolino della pagina, quindi non c'è neanche più da guardare le differenze, c'è un attimo da trovare dove sono messi, ma si tratta di uno o due pezzi, questo è facilissimo da trovare. È un esempio un po' sciocco questo, ma se questo, diciamo, è quello che mi ha fatto pensare a questo argomento. Poi in realtà in qualsiasi parte della nostra vita noi possiamo trovare esempi, si può parlare delle automobili col cambio manuale, il cambio automatico. Adesso c'è il cambio automatico, quindi è sicuramente più facile guidare. Si può parlare di, ecco, a volte io penso, ma una volta come faceva la gente a vivere d'inverno? E se in Italia in qualche modo non è proprio freddissimo, ma qui per esempio nel nord, a San Pietroburgo in Finlandia, come facevano a vivere d'inverno? Allora si pensa alla conservazione dei cibi, a tutte quelle tecniche che avevano e che sicuramente sono documentate, non penso che siano perse per sempre, però diciamo è persa l'abitudine delle persone a combattere contro queste difficoltà, affrontare queste difficoltà. E dopo chiaramente anche il computer ha il suo apporto, ha portato, pensiamo al telefonino, ai promemoria, ai calendari, chiaramente anche questo ha una grande facilitazione per organizzare la nostra vita, per la nostra memoria, per esempio. Ecco, io ho il timore che tutte queste cose che abbiamo guadagnato grazie alla nostra intelligenza, al nostro ingegno, possono alla lunga, non dico che la prossima generazione sarà più stupida della nostra, però io ho il timore, ecco, che proprio tutte queste cose che noi abbiamo creato grazie alla nostra intelligenza rischino di portare generazioni future che abbiano magari meno ingegno di noi. Spero di sbagliarmi, però e questo cosa è dovuto? Beh, è dovuto sicuramente al nostro bisogno di renderci la vita più facile, questo è chiaro, però secondo me ha questo costo. Anche pensiamo un po' al, ecco, tornando alle istruzioni dei Lego, il motivo per cui sono più semplici qual è? Non è che i nostri bambini sono più stupidi, non credo quello, le hanno fatte così probabilmente per essere più inclusivi, magari per i bambini che hanno qualche difficoltà, perché ce ne sono, possono essere down o non necessariamente down, ma magari non così capaci di concentrarsi. Però così facendo, diciamo, c'è il rischio che tutti i bambini
vengano un po' svantaggiati, ecco, che non si sfruttino al massimo le loro capacità, che non le si facciano sviluppare, ecco, nell'età della crescita. Queste sono le mie paure. Spero tanto di sbagliarmi, ma solo il tempo ci dirà se sono fondate o meno. Ciao a tutti, buona giornata.